Francesco Giubilei, oggi a Treia, conservare la natura, perché è un tema caro alla destra? Beh, il tema dell'ambiente è un argomento che dovrebbe stare a cuore a tutte le persone, a prescindere che essi siano di destra o di sinistra. Negli ultimi anni però è avvenuta una ideologizzazione di questa battaglia da parte di Greta Thunberg e da parte dei Fridays for Future, ed è così necessario quindi riscoprire una visione dell'ambiente da una prospettiva conservatrice, identitaria, sovranista e quindi di destra, che parta dal locale ancor prima che dal globale. Un tema caro alle nuove generazioni, quindi da non ideologizzare. Assolutamente sì, in particolare per le nuove generazioni nate dopo gli anni 2000, quindi diciottenni, sedicenni, ventenni di oggi, che sono delle generazioni post-ideologiche, che quindi vanno oltre la dicotomia destra e sinistra. Il tema dell'ambiente è sempre più un argomento centrale. Se poi si guarda quanto avviene nelle altre nazioni dell'Unione Europea, ci accorgiamo che anche in importanti competizioni elettorali i partiti verdi ottengono dei risultati importanti. È perciò necessario che anche in Italia i partiti di centrodestra, ma non solo, mettano il tema dell'ambiente al centro della propria agenda. Nel libro anche temi religiosi per la tutela del creato. Sì, nel libro si parla di una visione di matrice cristiana, nella fattispecie cattolica, che nasce da quanto è scritto all'interno della Bibbia nella Genesi, quindi il concetto di creato. Il concetto di creato inteso come uomo e natura che fanno parte di un unico grande insieme. D'altro canto la Chiesa cattolica, con San Francesco e il suo Cantico alle Creature, e ultimamente con l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e precedentemente l'enciclica di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, ha messo al centro della propria agenda il tema della natura. Ricordiamo da chi è edito il libro e dove si può acquistare. Il libro è edito dalla casa editrice Giubilei Regnani e si trova sul sito di Giubilei Regnani, www.giubileiregnani.com, ma è anche ordinabile in tutte le principali librerie.